Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Rise of the Tomb Raider per PS4. Bene, la scorciatoia, trovo un modo per attraversare la montagna. Molto bene. Allora andiamo Sono a stato catturato fare dall'altra parte della montagna. la continuazione di Ho questa zona. organizzato Abbiamo tutto trovato di quanto nuovo sotto i paesi Jacob. sovietici e hanno Tra iniziato. l'altro, adesso qua un po' loro parlano e Cosa hanno trovato blatano. da queste parti? Ecco, Qualcosa di abbastanza ascoltiamoci e poi interessante faccio il per discorso che essere volevo inutile. fare. Hanno usato Vediamo macchinari ed esplosivi per cosa ci raggiungere i dicono e convogli. cosa si Tutti dicono. quei passaggi sono crollati, ma ora non c'è pericolo. O almeno lo spero. Non mi rassicuri un granché. La Trinità deve aver trovato i vecchi macchinari da scavo. Vogliono finire quello che i sovietici hanno cominciato. E non c'è altra strada per arrivare di là. Temo di no. Non più. È difficile da spiegare. Qual è il problema? Siamo in ritardo. Shh, Aspetta, quei cavi sono corrosi, ma posso escluderli. Ci sono quasi. Così faranno crollare tutto. I sovietici hanno fatto crollare quasi tutti i vecchi passaggi. Quei macchinari sono troppo invasivi. Oh cacchio. Ok, fuggiamo. E poi. Oh shit. E poi quando sono riuscito a fuggire, vi faccio il discorso che volevo farvi. Wow! Botta pazzesca. Minchia che botta. Oh, attenzione, si è chiusa la strada. E che diamine, meno male che era sicura questa zona, meno male. Oh Jesus. Mamma mia. E Jacob? Dove diavolo è finito? Ok, un po' frastornati, ma ci siamo ancora. Dicevo, la cosa che volevo dirvi all'inizio parte, ma nel frattempo poi si sono messi a parlare. Tanto abbiamo preso pure un punto abilità. Molto bene, Jacob non risponde. Che in questa parte, penso l'avete già notato, voglio provare a fare un montaggio audio un po' diverso. Provo a lasciare il volume leggermente più alto del gioco per vedere se ne guadagna di qualità l'audio del gioco in sé, non del commento. E quindi lo terrò leggermente più alto. Faccio un esperimento. Se poi è troppo alto, boh, lo torneremo a mettere come sempre. Qua dovremmo ammazzare quello lassù prima, se possibile. Solo che quello lo guarda, quindi non posso sparargli. Devo aspettare che quei due lo lasciano perdere, perché se gli spara adesso, se ne accorgono. Ok. Perfetto, dividetevi che io poi vi sparo male. Ok, uno viene da questa parte, quindi questo forse riusciamo a ammazzarlo in stealth a picconate. Però dovrebbe togliersi da lì, perché sennò. Vieni. Vieni qua, bravissimo. Vieni qua, adesso vediamo se riusciamo a ammazzarlo. Ok, perfetto. E uno è andato. Speriamo che non se ne sia accorto il compagno, se no. Ok, questo è andato. Poi dobbiamo fare fuori questo, bam, nella nuca, uccisione furtiva e poi anche questo qua, direi. Però questo qua c'ha... Ok, come cazzo lo faccio ad ammazzare questo? Alle gambe gli devo sparare per ammazzarlo. Non avevo visto cavare il metto. Ok, trofeo guadagnato, parti bassa, c'era un trofeo da ottenere uccidendo qualcuno alle gambe o comunque alle parti basse. Buono. Qua un kit di sopravvivenza nascosto. Un po' di funghi se vogliamo fare frecce avvelenate. Ecco, quello avevamo potuto ammazzarlo con le frecce avvelenate, effettivamente. Ok, ce n'era un altro qua. Ok, qua innanzitutto ci sono degli oggetti da recuperare. Allora, c'è un pannello di controllo, ci ha detto, eh. Bene. Questo non so cosa serva, dunque c'è un pannello di controllo qua. Proviamo ad attivarlo. Scende. No, cosa so. Che cra. Piano. Che c'è adesso? Eh sì, e adesso che si fa? Devo arrivare lì. Sì. Dobbiamo arrivare da qualche parte. Aspetta un attimo. Da dove passiamo? Sì, proviamo a fare una cosa. Aspetta, per spostare. Ah, ma aspetta, questo lo possiamo spostare?
Ah, ok. Perfetto, quindi lo spostiamo in qua, quindi ci possiamo aggrappare lì, perfetto. Spostiamo il carrello da questa parte. Pensavo si potesse spostare in maniera meccanica in qualche modo. Basta. Ok, sali su, aggrappati qua. Qua sicuramente c'è qualcosa. Bene, potrebbe servire. Coltello da combattimento. Tra l'altro, una nuova arma. E si equipaggia come questa? Ce lo dirà adesso, sicuramente ci dirà come fare. Tutorial? Sì, tagliare una corda. Premi triangolo quando ti trovi vicino a una corda. Molto, molto semplice. Sac, voilà. Poi adesso noi andiamo, ma questo non possiamo prenderlo. Là sotto c'è qualcosa. No, era solo una luce. Ok, era solo un faro. Un faro nella notte. Questo posto. Tagliamo questo, il contrappeso. E anche questo. Boom! Sentiamo che botta. Ok. E cosa c'è qua? Forse possiamo usarlo come rampa di lancio. Bene. Ci buttiamo, ci aggrappiamo con la piccozza. Piano. Piano, Lara. Adesso dobbiamo andare di là. Bene. Belle queste fasi di arrampicata. Mi piacciono molto. Sono anche diversi, diciamo, chiamiamoli puzzle ambientali, che sono molto carini. Ok, questo. Un archivio, ci aumenta il russo tra l'altro. Nuovi sforzi, potere sovietico. Ah, ok, quindi sembrerebbe che abbiamo trovato le rovine della città antica di Kitesh, dove sembrerebbe essersi rifugiato il profeta scappato da Bisanzio. Bene, e poco per volta capiamo sempre di più. Ok, qua sono delle rovine, effettivamente. Ok, qua piano piano, cos'è questo? Ah, ok, perfetto. C'è altro che possiamo raccogliere. Ah, tra l'altro, cos'è? Un altro file, buono, scomparsi. Ok, quindi qualcuno che è venuto qua prima di noi non ha fatto una bella fine. Tra l'altro, dicevo appunto, la nuova abilità che abbiamo trovato ci evidenzia le trappole con l'istinto. Gran figata, quindi adesso noi cercheremo di saltarla. Yes. Buono. Nuovo accampamento scoperto. Dunque, potremmo anche un attimo sederci e controllare le abilità, perché abbiamo dei punti da spendere. Siamo dovuti separare per Sì, motivi. facciamo una cosa, faccio un veloce tour qua Non so nell'accampamento per esattamente vedere le abilità, l'inventario, le armi cosa. È magari da sempre la potenziare. stessa Nel storia, frattempo lei si Jake. sta chiedendo che fine abbia fatto Jacob, se è Sto ancora rubando vivo. per sapere. Speriamo di sì, chiaramente. Ma Allora, ho figurati. comprato tre abilità. Forza letale che mi permette di effettuare esecuzioni furtive molto più rapide e brutali, premendo il triangolo, beh, chiaramente. Poi, questa abilità, doppio colpo, mentre prendi la mira con l'arco in trazione completa, puoi agganciare due bersagli diversi e scoccare due frecce contemporaneamente. Quindi ci permette di agganciare due bersagli e ucciderli contemporaneamente. Questa penso tornerà molto utile, siccome usiamo molto l'arco. E poi ho comprato questa specialità demolizioni. Grazie a tecniche di costruzione più raffinate, l'esplosione degli oggetti portatili fabbricati ha effetto su un'area più ampia. Quindi, insomma, gli oggetti hanno, diciamo, gli oggetti esplosivi. Una volta esplosi fanno danni su un'area più vasta. Ho poi ancora migliorato leggermente la pistola e insomma, la potenza della pistola e della mitragliatrice e anche la velocità di ricarica, così almeno siamo messi leggermente meglio e possiamo andare avanti. Bene, sfonda la porta. Nemici? Cazzus, allora facciamo attenzione qua. Ah, qua prendiamo questo oggetto. Ok, granate fumogene. Ok, ma io volevo fare una cosa steltissima. Minchia, grandissimo. Questo, la nuova abilità abbiamo subito sfruttata. Buono. Ottimo, abbiamo fatto un'incisione furtiva brutalissima. Ok, andiamo a vedere. Qua possiamo prendere questi colpi, noi siamo al massimo. Facciamo una cosa fumogena. Perquisisci questo. Vai. Ok. Beccati questa. Minchia, brutalità proprio estrema. Grande Lara. Ok. C'è qualcuno che si sta avvicinando? No. Siamo a posto. Qua non possiamo prendere nulla. Con questo potremo fare degli esplosivi, ma al momento non ci servono.
Meno che non ci sia qualcuno laggiù. C'è una cosa, ce la portiamo dietro questa, dai. Metti mai che... infatti c'è qualcuno qua. Eh sì, facciamo una bella cosa. Quanti sono? Qua facciamo una bella strage. Facciamo una cosa, prendiamo... Ah, cazzo. Volevo prendere... Lascia questa. Prendi questa qua, perché non possiamo ancora fare esplosivi con quella... Con quella cosa. Cazzo, qua mi vede. Mi vede. Mi vede. Lo sapevo, cazzo. Ok. Tu muori. Quello è morto. Yeah. Questo muore adesso. Che violenza! Oh mamma. Allora, arco viene a me. Ok. Muori. Non è morto. E mazzalo. Ok, stavo per agganciare due bersagli con l'arco. Muori. Minchia. E che c'è? Di cosa ce l'hai fatta la testa? Di metallo. E muori. Vabbè, ho capito, eh. Muori. Grandissimo. Visto che non vuoi morire con le frecce, allora muori con i colpi. E va là. Prendiamo questo. Qua c'è un bel forziere da aprire. Con la falce e il martello disegnato sopra. Attrezzo per la fabbricazione. Ok, attrezzi di potenziamento. Gli attrezzi sbloccano nuovi livelli di potenziamento per tutte le armi. Potenzia le armi negli accampamenti. Ok, quindi il prossimo accampamento andremo a controllare. Giù di là c'è qualcosa. Per il momento no. Ah, potevo far esplodere questo, tra l'altro. Per avere la vita leggermente più facile. Ok, qua. Un po' di roba in più, un po' di materiali. Allora, prima di azionare questo marchingegno, che cazzo sta succedendo? Ok, leggiamo questo file, tanto per cominciare. Resistenza. Assolutamente. Ok, va bene, qua questo marchingegno, cosa devo fare? Mi devo aggrappare qua, sì, sicuro. Ok, però mi sembra, non so perché, ma ho qualche dubbio sulla resistenza di questa corda. Perché il tragitto è molto lungo e vedo barcollare una trave laggiù in fondo. Spero di farcela in tempo. Mi sembra un po' fragilina, eh. Però ce l'abbiamo fatta. Possiamo salire fin lassù? O ci dobbiamo lasciare andare qua? Proviamo. Sono la prima a cercare di passare da questa porta. Ok. No, evidentemente no, non possiamo andare fin là. Potrei usare questi cavi per aprire la porta girandola. Ok, quindi qua di nuovo bisogna fare qualcosa di un po' intelligente. Dobbiamo usare questi cavi per sfruttare il nostro favore per aprire la porta. Devo solo un attimino vedere di qua. Ok. Devo penso aggrapparmi qua, e andare dall'altra parte. Attenzione, qua mi sa molto di Uncharted. Ok, piano. La parte del treno. Ok. Sali. Ce la fai? Brava. La prossima fa un po' questa cade. Ok. Dunque. Forse riesco a spingere quel carrello. Ok. Questo lo dobbiamo spingere giù. Per non averlo più in mezzo alle balle. E poi facciamo così. Spariamo la freccia qua. E l'attacchiamo qui. Avvolgiamo tutto. E poi proviamo magari a fargli andare il carrello addosso, dandogli una bella botta. Proviamo, eh. Dunque, questo è al massimo. Proviamo a tipo tagliare la corda. Si può fare? Ok, perfetto. Buono. Proprio così. Però qua adesso succede l'irreparabile. Attenzione. Attenzione. Torna su. Ma come? Che cazzo? Ho fatto un po' troppi danni, credo, eh. Ok. Beh, se no si è aperta la strada per andare avanti di qua. Dovremmo fare di nuovo tutto il giro e tornare di là, suppongo. Ok, andiamo su di qua. Ok, vai. Però è bella questa zona. Sono le rovine di questa vecchia città. Molto carino. Ok, qua. Facciamo attenzione. Ok, brava Lara che accendi un po' di luce che non si vede niente. Ok. Questa parte c'è qualcosa. Tra l'altro belli questi mosaici. Ok. Wow.
Oh, attenzione! Ok, piena testa. E qua un altro è andato. Bastardoni. E muori. Vai. Perfetto. Dove sei? Dove sei? Che ti ho visto, infame maledetto. Ancora? No. Cazzo. Bombe fumogene. No. Ehi. C'è qualcuno. E questo che cazzo è? Ok, dobbiamo fuggire di qua. Prendi questa. Via, via. Ok, esplodi. Mamma mia, sta parte. Curati. Muori. Ok. Per la miseria. Minchia, mi hanno assaltato in una maniera impressionante. Ah, però ce l'ho fatta. Mamma mia. Ok, adesso è venuto il momento di perquisire i cadaveri. Sempre la parte migliore questa. Ah, che bello. Ah, che bello perquisire i cadaveri. Distrattega questo. Mamma mia. Giocava qualcuno? Sì. Già, perché ne abbiamo fatti fuori un sacco. Ok. Chiaramente poi possiamo raccogliere non tutto, cioè alcuni materiali, però tipo ce ne sono alcuni di cui siamo già strapieni, non possiamo prenderne altri. Allora possiamo andare, qua c'è un monolito da esaminare. Ok, ci dovrebbe aggiornare la mappa, esattamente. Scorte di monete individuate. Bene. Voglio vedere una cosa. Dunque, di qua non posso andare. Qua c'è qualcosina. Perfetto, monete. Che poi possiamo usare le monete all'accampamento, se non ricordo male. Oddio, non mi ricordo più. Le monete si possono usare nel bazar, quello della resistenza, per andare a comprare altri oggetti. Oddio, cacchio. Quindi lì in realtà bisognerebbe poi tornare all'accampamento al bazar per comprare oggetti, tipo da ho comprato il silenziatore, tanto per intenderci, che è stata una cosa molto utile. Tanto facciamoci un po' di frecce. Boh, possiamo ancora farne? Quanti ne abbiamo? Ok, siamo full. Dunque, sicuramente dobbiamo andare di là. Qua c'è, sì, un oggetto. Una spada di un padre. Ok, che tra l'altro si può esaminare per trovare ancora qualche cosa. Vibra. Ok, qua spezzata. Spezzata la base. Che è successo in battaglia? Probabile, a meno che non è successo qualcos'altro, ma sicuramente è successo in battaglia. Ok, adesso dobbiamo fare tutta questa bella sezione su questi pilastri monchi pericolanti. Qua dunque c'è un kit nascosto. Poi qua c'è una trappolozza. E poi la zona in cui proseguire è questa. Allora direi di tirare giù questo. E poi guardiamo prima di là cosa c'è. Perché c'era una trappola, ma noi stiamo attenti a non beccarla. Mamma mia. Monete, buono. Qua c'è uno zaino e magari troviamo qualcosa. Cosa abbiamo trovato? Ah, mappa aggiornata più punti esperienza. Perfetto. Mi piace esplorare tutte queste mappe perché sono abbastanza vaste. Non ci sono moltissime location, però sono piuttosto vaste le mappe. Qua, attenzione. Ok. Bene. Minchia, tra l'altro, stavamo per fare una fine bruttissima. E dovevamo salire su di qua, vero? Sì. Ok. Su. Altra imboscata? Sicuro. Ok. Dove cazzo? Ma baffa. Muori. Quindi questo lo ammazziamo così. Mamma mia. Beccati di nuovo questa. Fabbricala. Ok. Approfittiamo del fumo.
ammazzalo. Ma mi chiama quanto sei resistente. Ok, buono cazzo. Poi c'era un cazzo di cecchino lassù che adesso facciamo fuori, perché ci sta veramente rompendo le palle. Lo facciamo fuori in maniera molto faiga col bidone esplosivo e basta. Mamma mia, ogni volta un'ansia terrificante. Dunque qua abbiamo una bottiglia, potremmo fare una molotov, ma per il momento non la facciamo, ce la portiamo solo dietro. Qua un nuovo file silenzio radio. Bene, poi prendiamo un po' di materiali. Dunque, altri materiali. No, qua sono munizioni. Siamo messi a posto per adesso. Dunque, c'è qualcosa di interessante a parte roba da raccogliere? No. Qua c'è un cadavere che vorrei derubare. Ah, ma non posso più derubarlo perché siamo al massimo. Dunque, noi arriviamo da qua. No, giusto per capire. Perché poi sparando e facendo casino poi ci perdiamo male. Dunque, sicuramente... Ah, ok, siamo tornati al punto di partenza. Perfetto. Però devo sfruttare le scale stavolta, credo. Ok, saliamo su di qua. Bene. Per cui usiamo questo. Ah, no. Semplicemente dovevo salire su di qua per aprire questo. Troveremo senz'altro una parte di qualche arma. Vediamo. Componente per il fucile autoratore. Una di quattro. Bene. Ah, si può andare... Qua cos'è? Un kit nascosto. Very good. Saliamo su di qua. Sì, perché la strada di là è chiusa. Altro file? O no? No, semplicemente ci aggiorna la mappa con dei segreti individuati. Tra l'altro ci sarebbero un sacco di cose qua. Bisognerebbe andare a vedere tutte queste cose qui. Sono dei documenti, delle monete, un affresco da esplorare. Sarebbe tanta roba da fare. Solo che se ci mettiamo a farlo adesso non finiamo più il gioco. Però sicuramente lo farò. Magari... quando mi farò, diciamo, mi completerò la mia partita per i fatti miei, senz'altro lo farò. Qua, oh, oh shit. Ok, sicuramente la porta si apre, prima che fra un po' muoio male io. Dove devo andare? Mi devo aggrappare mica qua, oppure a sganciarmi. Ma forse che devo girare di qua. Non vorrei sganciarmi male per poi... Ok, infatti. Ok. Su di qua, no! Pensavo di potermi aggrappare e invece no. Mamma mia. Proprio fare una fine bruttissima, bruttissima. Ok, qua c'è qualche militare? No. Per fortuna no. Ok. Dunque. Siamo riusciti a tirare giù quella gru. Allora, innanzitutto esploriamo qua. Apriamo questo, materiali e via. Poi sì, allora facciamo una cosa. L'arco lo tiro sotto l'acqua così si riempie. Non sono abbastanza forte. Aspetta un attimo. Qua cosa possiamo fare? Aspetta. No, ho capito. Ho capito. Vedi che basta solo un pochino ragionarci. Spingiamo qua questo. Poi agganciamo quel secchio a questa, a queste funi. Fermati. Dopodiché, esattamente, proprio quello che volevo fare. Facciamo così e poi giriamo la manovella. Brava, sì, l'ha piantata un po' dove voleva lei, però ha funzionato lo stesso. E poi giriamo. Giusto? Yeah. Quindi si riempie il secchio e fa cadere la gru, il peso. Giusto? Yes. Ha funzionato, sì. Va là. Good. E abbiamo aperto la porta, grande Lala. Però mo dobbiamo scappare. Porca puttana, sempre di corsa siamo, sempre di corsa. Ok. Aggrappati. Un salto improbabile. Mamma mia. In realtà non era arrivata alla piattaforma. Ha saltato ma non c'era arrivata. E qua cade la camionetta. Ah, ma devo ancora continuare. Fuck, mi stavo perdendo in quisquiglie. Corri. Oia badabadu. Io mi ero fermato, convinto di essere arrivato alla fine del mio percorso. Invece no. C'era ancora un bel pezzo da fare.
Questa deve essere la statua del profeta immortale. E questo raffigura l'esodo della sua gente dai deserti della Siria. Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono una grande città. Kitesh. Per proteggere l'intera città e i suoi abitanti, il profeta formò un esercito di guerrieri. Ma questo cosa dovrebbe raffigurare? Non gli stanno offrendo la sorgente divina. È qualcos'altro, qualcos'altro, ma cosa? E i suoi guerrieri forgiarono per lui un atlante, affinché il profeta potesse orientarsi nella città e i suoi segreti. Una mappa della città che potrebbe indicare la via per la sorgente divina. Bene, bene. Un po' di calore entra nella valle. Cominciamo a... Comincia a prendere una bella piega il gioco. Allora, niente, io qua... Adesso non c'è un accampamento qua vicino, vero? Non l'ho ancora scoperto, perlomeno. Tanto questa è la città che dobbiamo poi esplorare. Bene. Allora, niente, adesso da quanto registriamo? Una mezz'oretta. Io direi di non andare avanti oltre, perché poi... ci andiamo a incasinare. Direi di interrompere qua, tanto ha fatto comunque il salvataggio, quindi non c'è altro che... insomma, non c'è altro da fare per il momento. Cioè, potremmo andare a cominciare ad esplorare la nuova zona, però poi ci addentreremo in una sezione sicuramente molto lunga, e quindi direi di aspettare per il momento. Facciamo così, finiamo qua questo episodio. Nel prossimo episodio continueremo questa parte, scopriremo questa città di Kitesh, a quanto pare, scopriremo qualcosa di più sul profeta. Vediamo, vediamo. Sono molto curioso di sapere come andrà avanti la storia, perché mi sta piacendo moltissimo questo gioco, sotto tutti i punti di vista. Storia, personaggio di Lara, che io trovo fantastica, e gameplay, molto molto carino. L'unica cosa è che l'elemento di difficoltà se lo sono dimenticati a casa, cioè difficoltà proprio qua zero. Però vabbè, nel senso, il gioco è divertente, ti tiene incollato sulla sedia, allo schermo, quindi per me basta e avanza. Quindi niente, per questa parte è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo, prendiamo le monete prima di tutto, e ci diamo appuntamento al prossimo video di Rise of the Tomb Raider per PS4. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao!